Come ti sei illusa di riuscirci? Padre, Iddio bada più ai sentimenti del cuore che alle parole della bocca, così mi avete sempre detto. Sì. E allora pronunciate il giuramento e pensate pure il contrario. E cos'è un giuramento se non parole che diciamo a Dio? Ascolta, Mac. Quando un uomo presta giuramento è come se tenesse se stesso fra le mani, come acqua. E se in quel momento apre le dita, non può più avere speranza di ritrovarsi. Altri uomini sono capaci di farlo, ma io non voglio che tuo padre sia uno di loro. Io ho un altro argomento. Oh, Mac. In qualsiasi stato rispettabile, voi sareste portato sugli altari, non qui, per quello che avete fatto. Va bene. Non è colpa vostra se in questo stato comandano i peggiori. No. Se fate questo vuol dire che volete diventare un eroe. Molto conseguente. Vedi, però, se qui in Inghilterra la virtù fosse una cosa redditizia, il senso comune ci renderebbe santi. Ma siccome vediamo che l'avidità, la collera, l'orgoglio, la stupidità rendono molto, ma molto più della carità, della modestia, della giustizia e del pensiero, ne deriva che la cosa migliore è puntare i piedi, anche a rischio di diventare eroi. Ma bisogna ragionare! Voi avete già fatto tutto quanto Dio può pretendere da un uomo. Vedi, in definitiva non è questione di ragionare. In definitiva è questione di amore.